Buonasera a tutti e bentornati al Sommario Quotidiano di Riviera, videorubrica in diretta con la quale cerchiamo ogni giorno di darvi conto delle notizie più importanti dal nostro comprensorio e soprattutto cerchiamo di instaurare una linea di comunicazione diretta con voi lettori grazie ai commenti che potete lasciare anche sotto questo stesso video. Cominciamo come di consueto con la lettura del bollettino emanato dalla Regione Calabria e relativo ai contagi registrati da Covid-19 che ci comunica l'aumento di 8 casi rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei pazienti arriva dunque a 1408. I nuovi casi sono stati scovati attraverso l'analisi di 1462 nuovi tamponi rispetto a quelli del giorno precedente. L'aspetto positivo è sicuramente la guarigione di 5 persone, che porta dunque il totale dei guariti a 1106, che permette di assistere a una situazione piuttosto simile a quella della giornata di ieri all'interno delle nostre province, soprattutto se consideriamo che 5 dei nuovi pazienti attualmente positivi si trovano già in altra regione o all'estero. Pertanto rimane praticamente invariata la situazione, fatto salvo l'abbassamento di alcuni casi, del numero di casi a Cosenza a causa delle guarigioni, e soprattutto rimane invariato il numero dei pazienti che si trovano in questo momento in osservazione in ospedale, che restano solamente 10, uno in rianimazione, con la restante parte che sta affrontando, come ormai, vi diciamo tutti i giorni, la degenza in, isolamento domiciliare. Rimane dunque una situazione di generale controllo da parte delle aziende sanitarie provinciali del nostro territorio, una situazione di cautela ma non di allarme che ci si augura adesso con il trascorrere dei giorni e ovviamente l'augurio dell'aumento dei guariti possa più o meno riassestarsi su dati simili a quelli registrati prima dell'inizio del mese di agosto e che dunque, parallelamente naturalmente a una situazione di stasi a livello nazionale, ci permetta di affrontare con maggiore tranquillità l'autunno, quando poi ci saranno altro tipo di sfide naturalmente da affrontare. Chiuso questo argomento, chiudiamo anche la parentesi coronavirus e passiamo immediatamente a parlare delle notizie del giorno e purtroppo vi dobbiamo dare conto di una notizia che non avremmo mai voluto darvi, quella della scomparsa di Nick Spatari, avvenuta nella giornata di ieri. L'artista di Mammola aveva compiuto 91 anni proprio lo scorso 16 aprile e ha lasciato naturalmente un enorme vuoto in tutto il comprensorio, nel mondo artistico della Locride, nella comunità di Mammola, che è rimasta ovviamente molto scossa dalla notizia e soprattutto ci lascia con grandi incognite su quello che sarà adesso la sua eredità. Innanzitutto, quale sarà la sua eredità morale? Perché Nick è stato un personaggio certamente inarrivabile sotto molti punti di vista per il mondo dell'arte locridè e per il mondo dell'arte calabrese. Conosciuto in tutto il mondo, in questo breve pezzo ricordiamo insomma anche alcune delle sue vicissitudini, aveva deciso di stabilirsi nuovamente in pianta stabile a Mammola, aveva fondato questo museo straordinario che è il Musabba, che è ancora visitabile, e ci domandiamo ovviamente adesso quale possa essere anche il futuro proprio di questa struttura, che per tanti anni è stata celebrata e lodata anche dalle istituzioni, ma per le quali noi lo abbiamo sottolineato in più occasioni, con diversi articoli del nostro settimanale, forse sarebbe stato necessario, fare qualcosa di più quando ancora Nick era in vita. In ogni caso, questo, è naturalmente il momento del raccoglimento e noi, come redazione di Riviera siamo naturalmente vicini a Ischemas e a tutti coloro, che Nick l'hanno conosciuto. E naturalmente saremo sempre dalla parte del Musab e della sua attività per cercare di tutelare il grande patrimonio e la grande eredità che questo artista, che lo ripetiamo, ci ha lasciato purtroppo nella giornata di ieri, ha lasciato naturalmente a tutto il comprensorio. Passiamo
a un tema differente, parliamo dell'emergenza rifiuti che ormai è diventato purtroppo un'altra delle notizie fisse di questo appuntamento giornaliero in qualche modo, e cominciamo subito con una lettera, un comunicato stampa che viene diffuso dall'Ocride Ambiente in queste ore per cercare di sottolineare quelle che sono le difficoltà oggettive che non deve affrontare solamente la cittadinanza che ha a che fare quotidianamente con le nostre città sporche, ma anche l'associazione e l'impresa stessa che si sta occupando, insomma, di cercare di mantenere pulita tra mille difficoltà la Riviera dei Gelsomini. La società sottolinea infatti di essere stanca di aver assunto il ruolo di capro espiatorio delle difficoltà che si stanno registrando nei nostri comprensori. Sappiamo che l'emergenza, infatti, è di tipo regionale e nonostante questo, viene comunque spesso molto facilmente additata da una parte della cittadinanza che, giustamente, avendo a che fare direttamente con il sistema di raccolta rifiuti a singhiozzo e non conoscendo magari tutte le dinamiche che stanno dietro a questo servizio così delicato, può puntare il dito facilmente su un'associazione, scusatemi, un'azienda che naturalmente ha anche a che fare con altro tipo di difficoltà, tra cui il trattamento degli scarti di lavorazione e della produzione dei combustibili da rifiuto, che sono due sistemi che vengono analizzati all'interno di questo comunicato stampa e viene spiegato perché creano delle difficoltà all'azienda. Oltretutto, si denuncia proprio in calce al comunicato stampa un comportamento che pare purtroppo essere sempre più diffuso, soprattutto in questi giorni di ferie, con l'accumularsi di rifiuti anche in zone che erano state recentemente ripulite nell'arco di poche ore. E in effetti proprio questo viene denunciato da un nostro lettore che nelle ultime ore ci ha inviato una fotografia di come si presenta oggi il piazzale che si trova lungo il percorso della strada statale 106 tra Locri e Siderno, che probabilmente lo ricorderete, era stato ripulito proprio poche settimane fa dagli addetti ai lavori, dopo che era diventato un punto di scarico abusivo di rifiuti da parte dei cittadini civili, che purtroppo dopo pochissime settimane si ritrova ancora nelle condizioni in cui si trovava prima dell'intervento di pulizia straordinaria. Ci viene detto da un nostro lettore, quello che ci invia questa fotografia, di non puntare anche in questo caso troppo facilmente il dito contro i villeggianti che vengono qui a trascorrere poche settimane di vacanza, perché in effetti la situazione di criticità si era, soprattutto in questa zona, già venuta a verificare quando ancora questi villeggianti non c'erano. Quindi c'è un problema di base, di civiltà, che riguarda probabilmente anche i cittadini che la Locride la vivono 365 giorni l'anno. Una cosa sulla quale naturalmente dovremmo imparare a riflettere per cercare di migliorare noi stessi prima ancora di migliorare il nostro comprensorio. E prova ne è di questa situazione che una condizione simile è quella che si vede nelle ultime ore anche lungo la strada provinciale per Gerace. È stato effettuato un intervento straordinario di pulizia dalle sterpaglie del percorso che porta al borgo da parte degli operatori della città metropolitana e durante questa operazione di pulizia, oltre alle sterpaglie, sono stati sfalciati anche purtroppo decine e decine di sacchetti di rifiuti che oggi si presentano completamente sbrindellati a margine della strada e che sono un altro segnale di degrado che il nostro territorio certamente non merita. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della scomparsa di Sebastiano Manglaviti. Probabilmente avete sentito parlare di questo caso, fortunatamente a lieto fine, già lo anticipiamo, di questo contadino che si è
di questo cittadino di San Luca che si è perso nei dintorni di Olsi, che è stato disperso per diverse ore. È stata immediatamente allertata la macchina dei soccorsi, di cui hanno fatto parte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, oltre che decine di volontari. Il sindaco di San Luca, Bruno Bartolo, dopo il ritrovamento, insomma, di questo concittadino, ci ha tenuto a ringraziare con un comunicato stampa ufficiale tutti coloro che hanno messo in moto questa macchina, che ha dimostrato oltretutto il senso di collaborazione, il senso civico e di umanità che può muovere i cittadini sanluchesi in un momento di difficoltà di un loro cittadino. Uno spirito dunque altruistico e solidale che non è nuovo a chi come noi vi racconta tutti i giorni le vicissitudini del nostro comprensorio, ma che testimonia, e immaginiamo che sia per questo che il sindaco Bruno Bartolo ha voluto prodigarsi in questi ringraziamenti pubblici, che questo comprensorio è davvero qualcosa di altro rispetto a ciò che viene raccontato al di fuori della terra di Calabria. Terra di Calabria che purtroppo però in queste settimane viene afflitta da tutta una serie di incendi che tornano periodicamente purtroppo nel periodo estivo e che vengono, è il caso di dirlo, arginati solo in minima parte dal piano antincendio approntato dalla Regione Calabria, che stanno devastando comunque in queste ore anche luoghi del nostro comprensorio, come Casalinuovo, Africo Vecchio, Samo, tutte aree verdi che ricadono nelle competenze del Parco Aspromonte, che purtroppo, come denuncia un comunicato stampa dell'Associazione Guide d'Aspromonte, non costituiscono per lo Stato, in questo caso, una condizione di emergenza per la quale si deve intervenire in maniera straordinaria. E allora l'Associazione delle Guide d'Aspromonte, che si domanda come mai questo territorio possa bruciare senza che le istituzioni agiscano in maniera tempestiva, conferma il proprio impegno a difesa di questo territorio, sottolinea di stare circolando in questi giorni per i 64.000 ettari di competenza del Parco Nazionale Aspromonte proprio alla ricerca di pennacchi di fumo e di colonne che si levano dal nostro verde per cercare di salvaguardare la nostra biodiversità e, lo sottolineiamo, soprattutto per quelle persone ignobili che ritengono che il problema non li riguardi, per salvaguardare le nostre vite, perché ettari di bosco bruciati oggi significano dissesto idrogeologico in autunno, significano che alle prime piogge questa terra, come un muro di mattoni, come viene detto nel comunicato stampa, al quale stiamo togliendo mattone per mattone la fila più bassa, è destinata a scivolarci addosso e a rovinarci la vita. Quindi anche in questo caso ci sarebbe la necessità di una presa di coscienza da parte di chi è entrato in questo circolo dell'appiccare incendi, anche perché questo costituisce un reato molto grave, perseguibile per legge. D'altro canto ringraziamo naturalmente le guide d'Aspromonte che si stanno impegnando quotidianamente per cercare di arginare il più possibile il fenomeno. Con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative del prossimo 20 e 21 settembre, è passato un po' sotto silenzio, ma lo ricordiamo, saranno chiamati al voto anche quei comuni che non dovranno rinnovare il Consiglio Comunale. Infatti, nella tornata elettorale, insomma in queste due giornate, tutti i cittadini italiani saranno chiamati anche alla votazione per il referendum costituzionale sull'abbassamento del numero di parlamentari che possono entrare a Palazzo Chigi. Un referendum per il quale naturalmente il Comune di Locri, con un comunicato stampa, annuncia di starsi preparando, e nella giornata di domani, presso la Corte del Palazzo di Città, a partire dalle ore 9, si svolgeranno le estrazioni utili a eleggere gli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per questo referendum costituzionale. Naturalmente la riunione di domani mattina si svolgerà seguendo tutte le norme anti-Covid previste, però è richiesta al contempo la presenza fino alla fine dell'estrazione appunto di questi nomi per poter entrare di diritto
tra questi scrutatori e soprattutto è richiesto come prerequisito l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio scrutatore. Passiamo a parlare poi di una notizia di società. Continua davvero a tappe forzate l'impegno del GAL Terre Locridee per cercare di migliorare il tessuto socio-economico del nostro territorio e nella giornata di ieri si è svolto anche un interessante incontro con la Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, durante la quale la governatrice ha espresso proprio tutto il suo supporto al lavoro che il gruppo di azione locale presieduto da Francesco Macri sta conducendo sul nostro territorio. Gli sviluppi di questo impegno noi ve li abbiamo raccontati fin dal giorno della nuova costituzione di questo GAL. Sono tanti gli obiettivi che sono stati raggiunti in questi anni di attività, tanti altri sono quelli che sono già stati prefissati e che il GAL si appresta a raggiungere, però è importante anche sentire insomma delle parole di vicinanza da un esponente di un ente sovraordinato come la Regione Calabria, che per di più ha dimostrato nella giornata di ieri, anche a livello personale, di avere molto a cuore le sorti del nostro comprensorio. Non a caso, come viene sottolineato nel comunicato stampa, Santelli si trovava nella Locride non soltanto per impegni istituzionali ma anche per impegni personali e è stato dichiarato nella giornata di ieri, insomma, in questa sede, che adora trascorrere le sue ferie proprio nel nostro comprensorio e sul tratto di Mar Ionio che bagna le nostre coste. Quindi ben venga insomma questa vicinanza, è una dimostrazione che c'è interesse da parte delle istituzioni sovraordinate per il nostro territorio e soprattutto che il grande impegno del GAL Terre Locridee potrebbe portare a degli obiettivi importanti per lo sviluppo e la crescita comunque del tessuto socio-economico del nostro comprensorio. Chiudiamo con tre eventi / manifestazioni. La prima è certamente quella che si svolgerà questa sera alle ore 22 in Piazza Seggio a Caulonia, quando sarà presentato Il tempo del mandorlo di Rosario Rocca. Si tratta del romanzo d'esordio dell'ex sindaco di Benestare, che è già stato pubblicato ormai da qualche mese, è conosciuto anche ai più, è il caso di dirlo, perché è una storia che ha appassionato molti. Nel caso in cui aveste voglia di conoscerlo meglio o nel caso in cui, ben venga, l'abbiate letto questo libro e vogliate avere l'occasione di parlare direttamente con Rocca, naturalmente noi vi invitiamo a andare a questo interessante appuntamento che vedrà ovviamente la partecipazione di Caterina Belcastro, sindaco di Caulonia, e del suo vice Domenico Campisi e di un dialogo tra Rosario Rocca e il sempre capace collega Gianluca Albanese. Domani invece si chiuderà la corsa di questo travagliato 2020 del Festival del Teatro Classico tra Mito e Storia che si sta svolgendo presso il Teatro Greco-Romano di Portigliola. Come era già accaduto lo scorso anno, anche in questa occasione l'appuntamento conclusivo non sarà una tradizionale rappresentazione teatrale, bensì una sorta di best-of che in questo caso avrà per protagonista il regista di teatro campano Antonio Calenda, che alla fine della serata, condotta da Maria Teresa D'Agostino e da Filippo Amoroso, sarà insignito del premio Tessa, l'ambasciatore di cultura classica, che la direzione artistica del Festival del Teatro Classico dallo scorso anno consegna a tutti quegli artisti che si sono fatti portavoce dei valori del teatro classico nel mondo. E sicuramente Antonio Calenda, che ha al suo attivo la direzione di centinaia di opere teatrali, sarà tra questi. La serata, comunque, come dicevamo, sarà una sorta di best-of che ripercorrerà alcuni spezzoni delle opere più celebri che Calenda ha diretto, grazie alla collaborazione con tre importantissimi artisti del panorama teatrale italiano. Parliamo di Francesca Benedetti, protagonista di più di 100 produzioni teatrali, in questa dal fianco, tra gli altri, di Alberto Lupo, Lilla Brignone e Gigi Proietti, del cabarettista Dodo Gagliarde, che viene detto sarebbe l'unico vero erede di Totò,
e del compositore Germano Mazzocchetti, che assieme a Calenda ha avviato la propria carriera musicale e poi ha musicato grandi produzioni che hanno visto la partecipazione di Vittorio Gassman, Luca Zingaretti, Sergio Rubini, Carlo Vanzina e Cinzia Maccagnano e Massimo Venturiello. Insomma, una serata sicuramente molto importante che si svolgerà domani a partire dalle ore 21:15 presso il Teatro Greco-Romano di Portigliola, che chiuderà questa manifestazione di quest'anno e che rappresenta un altro importante appuntamento per il nostro comprensorio. Ultimo, ma non per importanza, è il comunicato stampa, molto breve ma significativo, con il quale l'amministrazione comunale di Riace annuncia già questa mattina che più o meno verso la metà di settembre, attorno tra il 15 e il 17, con una data in via di definizione, si terrà una conferenza stampa utile ad annunciare il ciclo di iniziative che l'amministrazione guidata da Antonio Trifoli intende realizzare per promuovere e celebrare il 50° anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace. L'amministrazione, viene detto anche nel comunicato, opera da mesi per la produzione, insomma, di questo calendario e leggiamo confortata nei progetti dalla partecipazione di apprezzate e note personalità della cultura, nella certezza che la realizzazione dei propositi avrà positiva conseguenza di sviluppo sociale di rilevantissimo spessore nell'intero circondario. Se questa iniziativa faccia seguito o veda la partecipazione della proposta del consigliere regionale Anastasi, di cui avevamo parlato pochi giorni fa, ancora non è dato saperlo, però resteremo sicuramente attenti a cogliere tutte le nuove iniziative da parte dell'amministrazione di Riace, a comunicarvele prontamente per vedere, perché siamo curiosi, quali saranno naturalmente gli sviluppi di questa vicenda. Con questa notizia noi concludiamo e vi rimandiamo all'appuntamento domani con il sommario quotidiano di Riviera, che vi aspetta sempre attorno alle ore 18:30 sulla pagina Facebook del nostro giornale. Per tutte le altre notizie invece vi invitiamo naturalmente a continuare a seguirci sul nostro giornale online, lariviera-online.com, e per quanto riguarda il resto non ci resta, prima di augurarvi una buona serata, di raccomandarvi ancora una volta di rispettare le distanze imposte dalle norme di distanziamento sociale, di indossare dispositivi di protezione individuale anche all'aperto ogni qualvolta non potete garantire, insomma, il mantenimento di queste distanze. E soprattutto vi ricordiamo, da ultimo, che potete rivedere questa diretta anche sul nostro canale YouTube Redazione Riviera. Una buona serata.